Oh, ma salve carissimi primati! Benvenuti nel primo video del 2022. Santo cielo, parte il sondaggio. Riuscirò a pubblicare un altro video entro la fine dell'anno? Voglio rendere una tradizione il video introduttivo alla lettura, motivo per cui eccoci qua a parlare del prossimo libro che affronteremo insieme. Ai nuovi arrivati o a chi non fosse a conoscenza di cosa sto parlando, innanzitutto, benvenuti! Mettetevi comodi, preparatevi la vostra bevanda preferita e spulciate pure il canale. Quella di cui sto parlando è un'iniziativa nata nel 2020 in cui si battezza un libro, si legge uno o due capitoli per conto proprio e ogni mese ci si trova in live sul mio canale YouTube per discuterne insieme. Queste live rimangono come video sul canale, perciò è possibile guardarle anche in seguito alla trasmissione dal vivo. Vi lascio in descrizione le playlist delle letture precedenti. Per chi si fosse perso le storie di Instagram e i post community YouTube, a settembre abbiamo concluso la nostra lettura insieme di Armi, Acciaio e Malattie e ad ottobre la community ha scelto la prossima opera come l'anno scorso attraverso una serie di sondaggi su entrambi i social. Quindi ringraziate le bimbe di Dawkins per la prossima lettura. Il gene egoista. Si scherza, ovviamente. Per chi fosse interessato ad avere qualche informazione in più su questo libro, ho fatto un video della serie Topi di biblioteca in merito, che vi lascio sia qua sopra che in descrizione nel caso vogliate recuperarlo. Chi mi segue da un po' sa già quello che penso di Dawkins. È un divulgatore importantissimo che vale la pena di leggere almeno una volta nella propria vita. Ma sicuramente non uno dei più fruibili, può risultare parecchio ostico, motivo per cui capisco benissimo chi ha proposto e votato il gene egoista, la sua opera sicuramente più conosciuta e apprezzata. Come sempre, volta per volta vi comunicherò in live il capitolo che affronteremo la volta successiva. Avendo il libro in tutto 13 capitoli piuttosto corposi, di norma leggeremo un capitolo al mese, come per l'origine delle specie. Si parte, impegni lavorativi permettendo, lunedì 21 novembre alle ore 21 e si procederà ogni terzo lunedì del mese con i capitoli successivi. Ogni mese comunico la programmazione su Instagram e YouTube e sempre lì potete trovare eventuali aggiornamenti e modifiche agli appuntamenti, visto il mio segretissimo lavoro ballerino. Non sono una spia, ma del resto è esattamente quello che vi direbbe una spia. Per la prima live tratteremo introduzione all'edizione del 30° anniversario, prefazione alla prima edizione e il primo capitolo, perché esiste la gente. Tranquilli, il primo capitolo è il più breve e questa sarà l'unica live in cui ne tratteremo più di uno. Tra l'altro, è l'occasione perfetta per parlare di come procurarsi il libro. Rimangono validi i miei soliti consigli, come primissima cosa. Guardate se ne avete già una copia in casa. Prima ho parlato di introduzione all'edizione del 30° anniversario, poiché a me fu regalata una copia stampata dopo il 2006. Se voi ne avete a disposizione una che non contiene questo capitolo, va benissimo lo stesso. Avremo modo di parlarne durante la prima live senza bisogno che lo abbiate letto. La seconda opzione, nel caso in cui dobbiate acquistarlo, è quella di rivolgervi ad una piccola libreria. Sono di solito ben disposte anche ad ordinare i libri che non hanno a disposizione sul momento. Sono attività sempre più rare e che faticano a stare aperte. Date a loro e all'usato, altra ottima opzione, la priorità. Infine, se non avete trovato usato o non avete piccole librerie nelle vicinanze, in descrizione troverete i link di affiliazione ad Amazon. Per chi non lo sapesse, usando quegli specifici link e acquistando i prodotti di Amazon da lì, riceverò una piccola percentuale. Quindi grazie a chiunque lo farà, ma sempre viva le piccole librerie e i libri usati, date a loro la priorità. Come per le volte precedenti, i link di affiliazione sono due. Uno è la versione cartacea e l'altro il formato Kindle. Liberissimi di scegliere quello che preferite. E quindi ci siamo, gente! Si parte con il gene egoista. Non vedo l'ora e sono anche un pochino intimorita da Dawkins, ma caspita, se ne varrà la pena. Grazie mille per aver guardato il video fin qui. Come al solito, in descrizione trovate tutto ciò che vi ho citato nel video e tante altre belle cosine. Vi ricordo che potete iscrivervi al canale senza brutte conseguenze. Addirittura c'è chi dice che è un'esperienza simpatica. Grazie mille e a presto. Ciao!